Mancano solo Rogue e Warrior. Una parte di Rogue e Warrior, ovviamente. Ciao, te lo devo fare, dai. Poppy Poppy! Allora, è arrivata la classe Poppy Poppy. Stiamo parlando, ovviamente, del Rogue. Rogue inizia la sua nuova avventura in questo set di Scholomance con l'infiltrata Lilian. 4 mana 4-2 che ha furtività. Rantolo di morte evoca Lilian Reietta 4-2 che attacca un nemico casuale. La infiltrata Lilian ha visto molti commenti negativi, ha visto molti commenti sfiduciati e pochissimi, almeno nella mia esperienza, decisamente convinti del power level elevatissimo di questa carta. Per quanto mi riguarda, l'infiltrata Lilian è una carta 4 mana, 4-2, 5 stelle e Totodillo della Madonna. È una roba incredibile. Io sarò molto cattivo con la maggior parte delle carte del Rogue, nonostante Secret Passage, però infiltrata Lilian non è tra le carte a cui rompere il cazzo. 4 mana 4-2 che evoca una 4-2 che attacca subito, è un concetto terribilmente forte, l'incubo dei control, una roba poderosa. E per quelli che non riescono a immaginare perché io sia così generoso nei confronti di Lilian, vi dico che questa è, per quanto mi riguarda, ai limiti del sigillo dello Sbra, che chiaramente deve andare altrove, e poi c'era comunque la 2 mana Illusia del prete. Questa è veramente incredibile. Se avete delle difficoltà a immaginare il power level di questa carta, raga, vi ricordate Piloted Shredder? Ve lo ricordate? 4 mana 4-3, Death Rattle, evoca un drop a 2 casuale. Una delle carte più forti di sempre, Piloted Shredder, specie, guarda caso, esattamente nel Rogue. Nel Rogue era una roba incredibile. Lilian è una 4-2 stealth, che anziché evocare un drop a 2, evoca subito un'altra 4-2, che attacca faccia immediatamente, quindi è 4 mana, cioè non attacca faccia, attacca subito. Quindi 4 mana, 4-2 stealth, e come Death Rattle nei confronti del Piloted Shredder è un 4 danni subito, e poi bisogna vedere dove vanno sti 4 danni. Se vanno faccia è anche una 4-2, se trada sono 4 danni immediati e meravigliosi. Non ci può essere una sfiga di questa carta. Veramente. Come fate ad avere dei dubbi sulla potenza di questa carta? Magari sono matto io e magari tra una settimana potete clippare questa card review e venirmi a rompere il cazzo e avrete ragione voi. Non metto dubbio su questa cosa, ma in tutti gli altri casi non, sono io che non capisco come facciate voi ad avere dei dubbi. Pazzesca sta roba. Lezioni di taglio, misto Rogue Warrior, 5 mana per lezioni di taglio, pesca 2 carte, costa 1 in meno per ogni punto di attacco della tua arma. Non sono convinto di un mana pesco 2, che è come sto valutando lezioni di taglio. Chiaramente 5 mana pesco 2 vale 0. Io sto valutando nel mazzo giusto sia del Rogue che del Warrior un mana pesco 2. Siamo arrivati al punto in cui non sono convinto che né il Rogue né il Warrior abbiano bisogno di un mana pesco 2. Nel Rogue perché c'è Secret Passage e altri peschini decisamente affidabili, tipo quelli legati alla versione Stealth, tipo quelli legati a Galakrond, tipo quelli legati a, al Barone, che non vanno ancora da nessuna parte. Quindi sarebbe una carta, un mana pesco 2, molto utile in altre classi, ma esattamente nel Rogue e nel Warrior, obiettivamente, non riesco a dire sì, bene, finalmente quel motore di cui avevo bisogno. Nel Warrior ce ne sono tanti di peschini affidabili, parliamo comunque di una carta che dovrebbe andare in Hall of Fame senza dubbio, che è Battle Rage, quindi pensare poi che nello stesso deck vado a sprecare uno slot per lezioni di taglio, non ce lo vedo. Detto questo, non posso neanche dargli 0 stelle o una stella a lezioni di taglio. Letteralmente parliamo di un mana, a volte 0 mana pesco 2. Qualche spot ci sarà, voglio supporre, magari dopo la rotazione. Per cui un minimo di pazienza nei confronti di questa carta ce l'ho e non vado sotto le 3 stelle. Ma non ce la vedo. Non voglio essere invece altrettanto gentile nei confronti di coercizione e darò un voto molto più basso di quello che effettivamente è il valore della carta.
Coercizione vale almeno 4 stelle per quello che fa, sia nel Rogue che nel Warrior, ma in previsione dell'utilizzo e delle volte in cui dovrei usare coercizione, invece probabilmente preferirò fare altro, e quindi del fatto che non la vedo fisicamente in un deck, non come power level della carta, ma sul fatto che non la vedo occupare uno slot nel mazzo, per lo stesso slot competitivo che è molto alto, che è quello da 3 mana, uno slot molto competitivo sia per il Rogue che per il Warrior, do 2 stelle a coercizione, sperando di non fare una grossa figura di merda su questa valutazione, perché sì, è fico, assassinate, bla bla, non è nella non è nella classe giusta. Faccio un esempio, se io avessi Deadly Shot dell'Hunter nel Rogue non lo giocherei mai, preferirei quasi sempre fare Sap. In ogni caso Sap prende cura anche dell'eventuale Death Rattle, ci sono troppi vantaggi nel fare altre cose in entrambe le scuole di pensiero, diciamo, sia nel Rogue che nel Warrior. È utile perché comunque giochiamo in entrambi i deck molti lacché, tiriamo fuori specie nel Rogue, no, lacché etereo, è una buona spell da trovare lì per lì, quindi con 4 mana a disposizione, lacché etereo ti dà coercizione, assolutamente, in quello spot lì siamo d'accordo, è molto figa. Io parlo di doverla inserire nel mazzo, non ce la vedo per niente, zero. Krastinov è un'altra carta misto Rogue e Warrior, 5 mana 4-4 assalto quando attacca +1/+1 alla tua arma, quindi il nuovo Green Skin. Green Skin per carità sicuramente più forte, ma tutti che sono 5 stelle, OP, carta rotta, sigillo del Totodillo, no. Io sono fermo addirittura sotto le 5 stelle per Dottor Krastinov, sperando anche qui di non fare una grande figura di merda. Ci sono degli spot di Dottor Krastinov che mi spaventano da morire. In moltissimi casi è Green Skin molto meglio, perché preferisco avere un 4-4 che fa subito qualcosa e che tra l'altro rischia di attivarsi 2 volte. Molto raro, però letteralmente Green Skin non si attiva mai 2 volte. Dottor Krastinov, anche solo dovesse attivarsi 2 volte, una volta su 10, è comunque una piccolo, capito, un piccolo bonus nei confronti del pelle verde. Però ci sono alcuni scenari che invece di Dottor Krastinov mi spaventano. Punto 1, il tag pirata perso. A volte lo peschi dall'ancora, a volte dall'ancora non vuoi neanche pescare Green Skin in realtà, quindi quello è un mezzo in avanti e mezzo indietro come punto, non è necessariamente un argomento. Il tag pirata invece può avere una rilevanza più importante in altro contesto comunque. Quello che mi viene da dire però è che c'è uno spot che mi spaventa tantissimo, ovvero quello in cui io ho un'arma equipaggiata e a turno 5 il mio oppo non ha dei pezzi. E se io ho assolutamente bisogno di questo +1/+1 in quel turno, in curva, per preparare delle cose dopo, o perché più tardi non ho lo spazio e il tempo per fare una 4-4, quel singolo slot dove Dottor Krastinov non mi regala la +1/+1, perché non c'è modo di sfruttare il suo attacco con assalto, e non sono così pochi i deck che fanno una cosa del genere, ci sono alcune versioni di Druido, ci sono alcune versioni di Mage, ci sono alcune versioni di Warrior, ci sono alcune versioni addirittura di Hunter che potrebbero avere per esempio arma equipaggiata, o Demon Hunter che potrebbero avere arma equipaggiata ma niente su board. Prete, non parliamo di Priest, quante volte abbiamo giocato contro Priest che non aveva board? Raga, tutti questi scenari dove Dottor Krastinov non mi fa +1/+1 mi mettono una paura che fino a che non lo provo non riesco a dargli la piena fiducia, le 5 stelle e tutto il resto. Mi spaventa tanto, specie contro alcune più di altre, tipo Mage, mi spaventa di più. Quindi 4 stelle per me Krastinov, raga, non di più. Eccola la tessitrice, stava nella cartella del Warrior, ma vedete? Ma porca puttana. Danza Lame, 4 mana, 4-4, per grido di battaglia evoca un servitore casuale con costo pari all'attacco della tua arma. Clamorosa! Droppas... No. C'è stata un'altra 4-4 nella storia del meta che ha evocato pezzi e che è stata clamorosa, ovviamente parlavo esattamente di lei, si chiamava proprio Invocatrice. Era una 7 mana tipo 4-4 che evocava in base alla spell, al costo di una spell nel tuo deck, quindi tu facevi dei mazzi dove mettevi solo spell a 10
nel tuo deck, tipo Ultimate Infestation nel druido. Poi facevi 7 mana 4-4 che evoca droppa 10 ed eri un bambino molto felice. Non solo, eri anche un bambino che ha dominato il meta per un bel po'. Tra l'altro all'inizio forse in origine era addirittura 6 mana, non voglio dire una cagata, forse era 6 mana pre-nerf, 6 mana 4-4 che poi è stata nerfata a 7 mana 4-4 e come tutte le volte in cui la Blizzard nerfa qualcosa andando a toccare il costo in mana anziché la parola chiave, non è cambiato un cazzo. Quindi era terribilmente forte a costo 6 e a costo 7 è rimasta comunque molto molto forte. Lei è in alcuni contesti paragonabile, ma io non ho abbastanza fantasia per arrivare a questo. È sicuramente l'evocatrice astiosa la carta che ci va più vicino, perché lo scopo di questa carta vuole essere esattamente quello. La situazione da creare però per la Spiteful Summoner era molto più facile da ricomporre rispetto al trovare un contesto dove tu devi avere un'arma con almeno 4 di attacco, 5, perché a 4 non è che ne valga proprio la pena, perché vuol dire che tu ci hai fatto già qualcosina sopra. A 5 di attacco inizia a valerne la pena e da 5 in su è sicuramente una figata. Quindi se tu hai Goraul 9-3 e inizi a fare 4 mana e evoca drop a 9, per carità. Se tu hai Goraul a 9 di attacco, ti serve qualcos'altro per vincere? Cioè, il mio problema è quello. Mentre invece il contesto dell'evocatrice astiosa era che tu facevi delle cose rotte e poi continuavi i follow up nel fare altre cose rotte. Per quanto mi riguarda, avere un'arma con 5 di attacco è già la cosa rotta. Totalmente rotta, la cosa rotta che probabilmente ti farà vincere la partita. Ti serve veramente avere anche dei drop in terra? Dopo? Cioè, a me sembra tantissimo, anziché una evocatrice astiosa che ti crea la win condition, la danza lama mi dà, più ci penso, più mi sembra che mi dia l'impressione di una win more, si dice, cioè una carta dove tu probabilmente vinceresti lo stesso e anziché dire vabbè, magari vinco lo stesso, facciamo che la chiudiamo qua. La chiudiamo qua con Danza Lame. Vale uno spot nel deck? Difficile. Ci sono delle liste tempo, soprattutto del Rogue mi viene da dire, dove tu giochi Scimitarra di terzo e in curva hai Danza Lame e con la Scimitarra turno 3 fare un follow up dove fai 4 mana 4-4 e in media un'altra 4-3 4-4 è comunque forte. Non è una cosa però che ti manda fuori, capito? Non è una roba che ti manda in orbita. In un meta dove siamo abituati, che ne so, alla manipolatrice, no? A 5 mana 4-4 che ha assalto e trasforma un altro pezzo in una 4-4 con assalto. Non è che puoi pensare di fare la danza lame che è una 4-4 che non fa nulla, che evoca un'altra 3-4 o una 3-3 che non fa nulla anch'essa, sia una giocata che ti vince i match. E comunque hai dovuto soddisfare un prerequisito per fare questa cosa qua. Non riesco a farmela piacere. 2 stelle. E ne ho parlato tanto perché vale la pena parlarne tanto. Perché al momento della pubblicazione di sta carta non avevamo carte. Adesso che ne abbiamo, e nonostante ci siano delle carte, chiaro che a volte tirerà fuori Nozdormu, per carità. Però, Vulpera Lama Tossica. Allora, parliamo di questa cosa. Parliamo della Vulpera e parliamo della spada autoaffilante. Allora, io sono una persona seria. Cioè, sono un pagliaccio, lo faccio di mestiere. Però su queste cose sono relativamente serio. Quindi io rimango della mia idea. Vi dico come stanno le cose e come la penso io. Io alla spada autoaffilante do 2 stelle e alla vulpera lama tossica do 3 stelle. La vulpera praticamente la paragono a un SI7 agent nel mazzo giusto. Mentre invece la lama tossica è una merda. Questa è la mia opinione. Dopodiché, questa è la mia opinione e io so già, però, perché la Blizzard fa queste cazzate di fare le giornate di preview, dove la gente prova i mazzi, eccetera, eccetera. Io potrei essere paraculo oltre l'infinito e dirvi, raga, guardate, sta carta qui, ho cambiato idea, è una roba incredibile, è fortissima. No. Tutti i miei ragionamenti su queste carte rimangono identici, per cui mi prendo la merda in faccia e vi dico che so già di aver sbagliato
con questa carta. Cioè, spada autoaffilante nelle prime partite di test, altro che due stelle, è una delle carte più forti del set. Io non ho la più pallida idea di come questo sia possibile, e quelle carte, quelle partite io non le ho ancora viste. Raccolgo solo il feedback da quelli che l'hanno provato su Twitter, e a quanto pare è una cosa veramente appurata, cioè non ci sono dubbi sul fatto che questa carta qui sia molto forte e molto utile in tanti contesti. Però a me di fare il paraculo che ha cambiato idea dopo aver visto le varie robe, non c'ho voglia. Quindi la mia opinione rimane questa. Non capisco come questa più Poison possano dettare legge nel meta, però a quanto pare è proprio così. Quindi sappiate che io gli do 2, ma sappiate che so già di aver detto una cagata, quindi questa me la piglio e me la porto a casa. Studentessa, l'osca vale 1, la rimando come deve essere bocciata, visto anche che cerca di cittare agli esami di scuola. La rimando a casa pure io, perché lotta per un posto competitivo nello stesso slot della nuova leggendaria del Rogue e di altre cose un po' più intriganti rispetto a lei stessa. 4 mana 4-4 con furtività potrebbe comunque vedere gioco per il fatto... Anzi no, scusate, non uno, volevo darle 2. Potrebbe comunque vedere gioco nelle liste con furtività. Se dovessero per esempio voler rinunciare al drop a 2 per i motivi che dicevo prima, e quindi se c'è bisogno effettivamente di altri pezzi con furtività, avere un pezzo con combo gratis non è terribile in alcune liste che invece tendono a svuotarsi la mano. Non lo reputo uno scenario plausibile, perché chiaramente esiste passaggio segreto, quindi pensare a un rogue che ha poche carte in mano e che ha bisogno della studentessa Losca per me non vale niente. Quindi rimaniamo fissi sulle 2 stelle, non un punto di meno e non un punto di più. Non posso fare diversamente, non mi piace per niente. Scopiazzamento è un segreto per me orribile. Gli do una stella, guarda, ma non perché vale una stella, vale sicuramente 2 stelle. Gli do una stella per mandare un messaggio a tutti quelli che sono ancora convinti che questa carta possa essere molto buona. Per quanto mi riguarda non c'è neanche uno scenario dove questa può essere buona. È una versione decisamente peggiore di Rat Trap, e io non sono sicuro che giocherei Rat Trap se l'avessi a disposizione nel Rogue. Non lo so se riuscirebbe quel segreto a entrare nella mia lista di 30 carte. E quindi una versione decisamente peggiore di Rat Trap, ma di parecchio. Perché fare una 6-6 su board è sicuramente meglio di prendermi una carta da parte dell'avversario e bloccare i potenziali turni avversari per più turni anziché una sola volta è decisamente meglio. E comunque prendermi una carta dell'avversario quando io potrei giocare 2 mana pesco carte dal mio deck, altro segreto sempre del Rogue. Insomma, sto segreto qua io proprio non lo capisco. Una scoreggia nel vento, scopiazzamento, una merda. Mi si è afflosciato persino il microfono, guarda. Allora, è inutile che ne parliamo per l'ennesima volta, ho fatto un video dedicato a sta carta, non ho cambiato idea, non erano ancora uscite tutte le carte del set e gli avevo già dato il sigillo dello Sbra. Non rifarò la cerimonia, non rifarò le chiacchierate, go next. Passaggio segreto, per quanto mi riguarda, è la carta più forte disponibile in questo momento su Hearthstone. Se la lotta quasi 1-1 con Zephyrus. E ho detto tutto, passaggio segreto è una carta vergognosa. Probabilità che verrà nerfata nelle prime 2 settimane, per quanto mi riguarda, sono allucinantemente alte. 5 stelle, sigillo allo sbrato, tutto dillo, la. Non rifaccio neanche la cerimonia, stop.